Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 15 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Braccio di ferro tra amore e carriera. Vi e i momenti quelli vissuti nel magico weekend che vi siete lasciati alle spalle, quando con il partner eravate pappa e ciccia. Ma non appena si rientra ai ritmi quotidiani, subito i problemi di sempre tornano ad assalirvi. Voi votate alla carriera, o almeno a salvarvi il posto in questo periodo di grandi incertezze, lui o lei che si sente trascurato, mette il muso prendendo le distanze, con l'accusa che siete voi con la vostra indifferenza a rovinare la magia dell'intesa. Dietro a queste scaramucce, la quadratura del binomio Venere-Giove, tenero sì, ma anche pretenzioso. Da voi il partner si aspetta tutto, mentre è il lavoro adesso la forza trainante, trasformandosi quasi in evasione rispetto ai problemi di coppia. La piena riuscita di ciò che si desidera o si domanda al consulto, l'amore sopraggiunge, un progetto si realizza, un rapporto si concretizza. Risposta affermativa e positiva. Poche proposte negli ultimi tempi, potrebbero essere interessanti come quelle che potreste ricevere oggi. Se sono occasioni da prendere a volo lo deciderete da soli. Quello che conta è che vi rendiate conto che la vostra vita potrebbe cambiare. Non dare ascolto ai pettegoli. Discutere con loro non ti gioverà né ti porterà a concludere buoni affari o a risolvere i tuoi problemi. Oggi nella vostra chat preferita potreste divertirvi di gusto, ma fate attenzione alle persone interessate che sperano solo quello. Fate preso a prendere una decisione che potrebbe essere importante per voi e determinare una situazione speciale a vostro favore. Sentimentalmente i nati di giovedì e sabato si sentiranno come in trappola, non si sentiranno liberi nelle scelte e, peggio, non percepiranno l'indipendenza come un fatto loro. Particolarmente movimentati e significativi i rapporti con gli amici. Contrarietà in amore. Una persona anziana potrà darti ottimi consigli. Buone notizie in arrivo per i nati di domenica e giovedì. Telefonate e messaggi per gli altri, alcuni dei quali da parte di persone che non immaginate possano nutrire ancora interessi nei vostri confronti. Ci sono modi e modi di far valere le proprie ragioni, se pensate di essere nel giusto, fate valere le vostre ragioni, protestate pure, ma fatelo sempre con modi gentili e consoni ai vostri interlocutori. È da un po' che siete impulsivi. Una buona dieta non guasta mai, forse è il caso che riusciate a trovare un sano equilibrio anche in questo. Tutto ciò che vi piace fare, fatelo, perché nel farlo esprimete voi stessi, quello che avete dentro, non sono sempre necessarie le parole. Oggi arriverete a raggiungere una pace interiore sufficiente ad appianare i dissidi con chi vi circonda. Potreste ottenere grandi guadagni dal vostro lavoro, oppure delle laute mance. In questa giornata avrete molte energie per affrontare i lavori più duri, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Profilo dei transiti che vi vede in pole position per tante situazioni che si stanno preparando tanto in campo familiare quanto in campo amichevole e sociale. Nel segno vostro alleato fondamentale dei pesci si trovano, in simultanea, Saturno, il Sole, Mercurio e Nettuno e provvedono a fornirvi un ottimo equilibrio tra la parte attiva, maschile, volitiva di voi stessi e quella passiva, femminile, ricettiva. La sfera familiare vi offre doni inaspettati, come l'armonia tra componenti che fanno parte dell'habitat e che avevano mostrato di non stare tanto in accordo. Giornata tutta al lavoro questo martedì, con Giove, alias il vostro capo, allo zenith che vi pungola ma con gentilezza, mentre Mercurio in segno d'acqua come il vostro vi invita a riflettere prima di dare risposte impegnative o accettare oneri che allo stato attuale delle cose non siete in grado di sobbarcarvi. Per vostra fortuna vi aiutano circostanze favorevoli, come la luna vitale, in grado di combattere in parte la vostra atavica stanchezza e l'insicurezza che ogni tanto vi frena, nonostante tutti gli altri, dal boss fino ai colleghi arrivati da poco vi incoraggino a osare. Siete in gamba, peccato siate gli unici a non crederlo. Amore ed Eros. In coppia il partner pretende il ruolo direttivo, ma di concederglielo voi non vi sognate nemmeno.
Nonostante il sentimento tenero, l'autonomia resta un must, è bene che ciascuno diriga se stesso. Non sembra sempre accadere che, proprio quando pensavi che tutto stesse andando bene, e fluttuavi tra le nubi, torni improvvisamente con i piedi a terra? Giorni come questo sono inevitabili, non prenderla troppo sul serio. Basta non peggiorare la situazione lottando contro di essa. Create le condizioni necessarie affinché la vostra dolce metà possa sentire tutto il vostro afflato sentimentale, tutta la vostra dedizione, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 18 del mese di luglio. Fugate dubbi e incertezze e vi proiettate nell'organizzazione di un prossimo viaggio futuro in una località esotica che volevate visitare con la vostra dolce metà. Lavoro e denaro. Proposte interessanti ma molto impegnative, qui si tratta di cambiare ruolo, sede o addirittura paese. Fesse per voi, non vi dispiacerebbe affatto, l'attuale occupazione vi pesa talmente. Il vostro sogno di evasione, però, porta subito zizzania in famiglia e il partner vi chiede se siate impazziti, sarà dura convincerlo. Buona argomentazione sarà lo stipendio, un'entità tale che lo potrebbe far ricredere. La vostra posizione nell'ambito professionale è sicuramente una delle più stabili o comunque più tranquille al momento, quindi senza cullarvi troppo, al tempo stesso dovreste approfittarne fino a quando durerà. Oltre alla competenza che sapete dimostrare nel vostro ambito di attività, c'è anche l'ingrediente della fantasia che i pianeti nel segno dei pesci vi donano, specie se appartenete alla seconda decade. Sarete particolarmente apprezzati in questa giornata di metà marzo proprio in virtù di tale caratteristica. Benessere. La quintessenza del malessere, dal mal di testa ai reumatismi, dall'insonnia al pancino pigro. Evidente che i vostri mali sono tutte espressioni di disagio interiori, il corpo sta cercando di dirvi qualcosa che finora non avete voluto ascoltare. Affaticamento correggibile con buoni integratori. Sentite la primavera in anticipo, perciò avete bisogno di un supporto, vitamine e sali minerali contribuiranno a tirarvi su. Stop anche agli indumenti scuri, arancio, fucsia vi regaleranno una nota di colore. E di calore. Avete messo qualche chilo? Non è un dramma. Siete belli anche con quel rotolino. Quando ne avrete voglia vi rimetterete in forma e tutto tornerà come prima. Per ora vogliatevi solo bene. Per lei, se il vostro vecchio quattro zampi vi manca da morire, non prendete vela con Dio che ha sbagliato a stabilire l'età massima degli animali, un cuccioletto senza padrone vi sta già aspettando. Per lui, non siete una banderuola solo perché cambiate idea, quel che accade va comunque accettato, perché il senso della vita è trasformazione. Colore delle emozioni, vinaccia. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.